Allora, i comandamenti. Noi abbiamo questi 10 comandamenti, in realtà lui ne ha dati più di 600, che sono le regole, le cosiddette mitzvot. E noi abbiamo questi 10 che sono quelli dai quali sono ricavate le regole morali, no? Su cui si basa, diciamo, l'etica della nostra religione. In realtà quelle norme lì, intanto quei 10 non sono quelli sui quali lui dice io ho fondato la mia alleanza, perché quelli sui quali lui dice ho fondato la mia alleanza sono altri, e io in uno dei libri ho messo i due elenchi vicini, ma lasciamo stare. Lui dice innanzitutto io sono appunto Yahweh, io sono l'Elohim tuo, non avrai altri Elohim all'infuori di me, non esistono. I commentatori, in alcuni commentari della cultura ebraica, si dice che, cioè si espande questo comandamento e dice, in sostanza dicono che Yahweh lì ha detto non avrai altri Elohim all'infuori di me, perché gli altri Elohim non danno alcun vantaggio rispetto a me, non perché non esistono, ma stare con me o stare con gli altri è la stessa cosa, quindi siccome noi abbiamo un patto voi state con me. Seconda evoluzione, sempre, ripeto, proveniente dai commentari ebraici, è non avrai altri Elohim all'infuori di me finché ci sono io. Cioè quando io non ci sono più, rivolgetevi a chi volete. Poi, non uccidere, non rubare, non desiderare la donna da altri, non desiderare la roba da altri, non prendere l'animale di altri. Queste cose qui sono state fatte diventare regole universali, intendendo con altri il prossimo, e intendendo con prossimo l'umanità intera. In realtà quelle regole lì erano state date e valevano solo per quel gruppo, solo all'interno di quel gruppo, tant'è che altri non significa il prossimo, ma significa il vicino tuo col quale hai il rapporto quotidiano. Cioè in un campo nomadi che doveva essere trasformato intanto in un gruppo omogeneo e poi in un esercito di combattenti, non si potevano permettere disordini. E allora, siccome lì cosa succedeva? Che se passava una femminuccia e il maschietto che la vedeva, non è che le facesse la corte, dammi il numero, ci vediamo a cena, se la prendeva e ne faceva quel che voleva. È chiaro che siccome lì insomma la femmina era di proprietà, il maschietto proprietario andava lì e lo sgozzava. Quindi lui dice la femmina del tuo vicino non la tocchi, l'animale del tuo vicino non lo tocchi, quello degli altri fuori dal gruppo andate a leggervi gli ordini che lui dava, fatene quel che volete, rapinate, uccidete, anzi lui in altri casi diceva uccideteli proprio tutti perché lì ci dobbiamo mettere noi, come vi ho raccontato prima. Quindi in realtà queste regole qui fuori dal gruppo non valevano. Cioè le rapine, le violenze erano ordinate da lui, erano continue, leggete la Bibbia che avete in casa. Quegli ordini valevano all'interno. Il comandamento non uccidere, dice un rabbino, Dovid ben Dori, che ed ha ragione, è tradotto male, perché non significa non uccidere. Significa non assassinare con premeditazione. E lui dice che sulla base di questa errata traduzione ebrei e cristiani sono stati caricati di sensi di colpa assolutamente ingiustificati, perché dice uccidere in guerra è assolutamente lecito. Se uno uccide casualmente un'altra persona non deve sentirsi in colpa, dice questo rabbino, perché gli dice non uccidere con premeditazione il vicino tuo, di nuovo, cioè all'interno del gruppo manteniamo un ordine preciso. Fuori quelle regole lì non valevano, basta leggere la Bibbia, sono regole per un campo di addestramento, se vogliamo definirlo un campo di addestramento paramilitare, quindi all'interno manteniamo l'ordine. Una di queste regole, e vi dico, di che cosa anche doveva occuparsi, Deuteronomio 23 si occupava anche di questo tra i vari comandamenti, tra le varie regole.
23, versetto 13, avrai anche un posto fuori dall'accampamento, qui è Yahweh che parla, e là andrai per i tuoi bisogni. Nel tuo equipaggiamento avrai un piolo con il quale nel ritirarti fuori scaverai una buca e poi ricoprirai i tuoi escrementi. Perché Yahweh, l'Elohim tuo, passa in mezzo al tuo accampamento ed egli non deve vedere in mezzo a te le tue indecenze. Di questo si occupava Dio. Siccome quelli la facevano dove capitava, evidentemente, a lui dava fastidio, ha detto adesso andate a farla fuori, scavate una buca e ricoprite. Di questo si occupava. Perché questa era la concretezza del, è la concretezza del racconto biblico. Che è affascinante, secondo me, proprio perché è così concreto. E ci racconta una storia precisa. Dopodiché esiste Dio, benissimo, io non ho nulla da dire, ma ci mancherebbe, figuriamoci. Nonostante quello che mi fanno dire, che non dico, io, cioè Dio esiste, esiste, ma benissimo, che problema c'è? È che la Bibbia non se ne occupa. Cioè non ricaviamolo di lì, perché lì non c'è, non se ne parla, non era oggetto di interesse. Io dico per fortuna. Perché per certi aspetti mi viene da dire che se per dire, il cristianesimo ha un merito è quello di aver creato un sistema etico, cioè un sistema di regole morali, direi nonostante ciò che c'è scritto qui, non grazie a ciò che c'è scritto qui, perché insomma se qui seguiamo gli ordini che sono scritti qui vuol dire che se lì mi devo installare io uccido chi c'è e mi ci metto io. Però questo è comprensibile in quel tempo, cioè se uno vuole occuparsi un territorio, poi uno può giudicare quello che vuole, ma se non ci sono altri sistemi, vado lì, uccido e mi occupo il territorio. Non è giustificato, è comprensibile che è diverso da giustificato. A parte l'angelo e la Vergine Maria, insomma. A parte l'angelo e la Vergine Maria, chiudo con questo, visto che sono passati 20 minuti. No, chiudo nel senso che vi racconto questa roba qui. Vi ho detto prima dei Gibborim, questa radice ebraica Gebr con una consonante in mezzo, una Vav. La radice Gever significa potenza, forza, potere. Nella costruzione della lingua ebraica c'è una roba che si chiama stato costrutto, quindi potenza di El, cioè potenza di un El o uno che esercita un potere per conto di un El sarebbe Gever di El. Cioè noi in italiano mettiamo la particella di, cioè quindi il libro di Francesco. Loro invece, questo stato costrutto, cambia la forma della prima parola e quindi Gever di El, in ebraico si dice Gabriel. Quindi un Gever di El, Gabriel non è il nome di una persona, di un individuo, è un nome funzionale. Un Gever di El ha incontrato Maria e lei è rimasta incinta senza rapporto sessuale con un uomo. Chi era sto Gever di El? Quando Daniele parla del suo incontro con un Gabriel, dice vidi arrivare un Ish, cioè vidi arrivare un individuo maschio, non volando, eh? La Bibbia dice essente affaticato di fatica. Quindi un Gabriel incontra Daniele e gli porta degli ordini, insomma delle decisioni che sono state prese. Un Gabriel incontra Maria e lei rimane incinta di un concepimento particolare, senza avere rapporto con un maschietto del suo popolo. Chiudo con questo. Grazie a tutti voi che avete assistito fino adesso.